L'altra cosa che viene messa in rilievo all'interno del nostro statuto è la gratuità. Nel regolamento c'è scritto che viene fatto divieto in modo categorico e assoluto di prendere soldi, donazioni, insomma quello che si vuole, quando si vanno a fare questi servizi a domicilio. L'unica cosa, dice il regolamento, che si può che si è autorizzati a ricevere un po' d'acqua e basta. Qui non è solo 150 anni di documenti, di fogli, ma sono documenti che testimoniano anni e anni di attività. Le pubbliche assistenze sono figlie del Risorgimento italiano. Nascono da quelle persone che avevano combattuto le battaglie, come nel nostro caso a fianco di Garibaldi, il primo presidente e fondatore, Andrea Ballerini, appunto aveva fatto le battaglie risorgimentali all'interno delle brigate di Garibaldi. Ecco, queste persone, ritornando a casa, continuavano ad avere quegli ideali forti, appunto, della fratellanza, della solidarietà, della libertà, e quindi l'hanno trasmessa all'interno di queste associazioni che poi sono diventate le pubbliche assistenze. A Pietrasanta è nata il 21 luglio del 1865 la prima pubblica assistenza, portava il nome di Associazione di Carità. Questo è uno che ha rischiato la vita, no? Per un ideale. Perché io non so che lavoro facesse. Quando lui ha fatto il volontario nelle brigate di Garibaldi, era volontario. Però di sicuro potremmo dire che siamo ancora qua, ecco, e portiamo ancora avanti quel messaggio che lui ha lanciato 150 anni fa.